sipario annuario, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Si torna a parlare inevitabilmente della ZTL nel centro storico. Sono stati installati tecnicamente i varchi, al momento sono in corso le prove con l'Enel, ma il malcontento dei cittadini rimane. Qual è il suo punto di vista, che cosa ha riscontrato in questi ultimi giorni? Allora, come più volte ho ribadito, è un progetto che va rivisto, vanno ascoltati innanzitutto i residenti e i commercianti. A mio avviso la riunione che c'è stata a marzo 2023, circa un anno e mezzo fa, non è stata sufficiente per sanare tutti i dubbi che ci sono. Quindi vanno convocati nuovamente le parti interessate, residenti e commercianti, e bisogna correggere laddove ci sono delle criticità. Invece, per quanto riguarda i lavori all'impianto fognante, sempre nel centro storico, anche qui non c'è un termine di fine lavori, ma comunque alcuni cittadini lamentano disagi per lo svolgimento degli stessi. Sì, io contesto questo problema perché non c'è stata una segnaletica idonea per far capire ai residenti, ai cittadini che devono transitare nel centro storico, quale è il percorso corretto. Quindi c'è stata questa confusione che tra l'altro ho anche segnalato. A breve ci sarà un monotematico sulla ZTL dove presenterò anche altri ordini del giorno per parlare dei parcheggi per i residenti, perché il vero problema nel centro storico è il parcheggio per i residenti, che va regolarizzato. E chiaramente ritorneremo, come dicevo prima, sulla ZTL, perché alcuni aspetti vanno chiariti perché c'è molta confusione.